Quanto conta per voi questa vittoria importantissima, questo pareggio importantissimo in Europa contro l'Atletico Madrid? Era una partita difficile, sapevamo della difficoltà. L'Atletico di Madrid è una squadra molto tosta, quindi abbiamo sofferto il secondo tempo, però il primo tempo abbiamo fatto delle belle giocate. Credo che dobbiamo prendere spunto da questo primo tempo e mantenere. Adesso, prossima partita contro Carabao, dobbiamo sicuramente fare il risultato, perché gioca Chelsea e Atletico di Madrid, uno dei due, o pareggiano per. Quindi sarà importantissimo la vittoria a Carabao, sicuramente ci dà fiducia e tutto qua. Cosa ha di più l'Atletico Madrid rispetto a voi? Non credo niente, perché oggi è rimasto 0-0. Io mi fido della mia squadra, posso parlare sempre della Roma, perché abbiamo dimostrato che possiamo fare bene con tutte le squadre. Avete cominciato a 4 e finito a 3 in difesa. Ecco, è un modulo, quello a 3, che potete riproporre? Sicuramente. Messi ci ha provato, che così dava più libertà a Bruno Perez e a Kolarov, e avere più copertura come Fazio e Manolas. Abbiamo dimostrato che, anche se cambiamo lo modo di giocare, abbiamo creato anche tanto. C'è stato un calo fisico dopo il 70esimo? Io credo di sì, perché abbiamo perso un giorno di lavoro che non abbiamo fatto con la Samp, e tu perdi spazio, perdi un po' di lavoro, perché comunque la partita ci aiuta anche col fiato, col fisico, e credo che può essere questo. L'ultima. Poteva fare di più secondo te oggi la Roma? Poteva ottenere di più da questa partita? Sicuramente, noi lavoriamo sempre per fare di più. Ci è mancato anche un pizzico di fortuna, ma sicuramente abbiamo fatto benissimo. Dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare umile per fare meglio. Grazie, ragazzi.